Buongiorno a tutti. Inauguriamo oggi un format di comunicazione dell'Ufficio Informazione Turistica del Comune di Grosseto. Nel corso delle prossime settimane pubblicheremo sulla pagina Facebook di Qui Maremma Toscana una serie di interviste ai principali protagonisti della vita culturale della città. Inizieremo con direttori di musei e istituzioni culturali e proseguiremo con rappresentanti della vita artistica e musicale per capire come si stanno rapportando al momento che viviamo e quali sono le idee e i progetti per la riapertura, per la imminente ripartenza. Quindi una chiacchierata informale per cercare di eliminare almeno virtualmente quelle barriere che questa emergenza sanitaria ha creato e sviluppare un nuovo senso di sicurezza nei cittadini. La prima intervista di oggi è a Chiara Valdambrini, direttrice del Museo Archeologico e d'Arte della Maremma. Buongiorno, Chiara. Buongiorno Alessandro e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. La prima domanda che ci è venuta in mente è un po' di raccontare quali sono state le attività del museo durante il periodo di chiusura, durante questo periodo di emergenza sanitaria e come ha funzionato in qualche modo questo nuovo rapporto che si è instaurato con il pubblico. Abbiamo cercato di avvicinarci, comunque di rimanere attivi nei confronti del pubblico. Quindi abbiamo creato dei contenuti digitali chiamate pillole di archeologia che hanno un pochino cercato di essere un mezzo, come dicevo, di avvicinamento e conoscenza virtuale, che però poi costruisse per il futuro, quindi diventasse anche un mezzo per invogliare nel ritorno al reale. Abbiamo quindi aderito alla campagna del MIBACT, hashtag Io resto a casa, con questi contenuti, e i temi sono stati i più disparati, perché ci siamo sì concentrati sulla narrazione poi di quello che il nostro museo ospita, quindi tutto quello che anima le sale, tutti gli oggetti, i siti, i luoghi, il territorio stesso. Però abbiamo ampliato un po' raggio di azioni, quindi abbiamo incrementato questi contenuti con laboratori per bambini, l'ultimo uscito quello per la festa della mamma, perché sono importanti quanto insomma gli adulti. Abbiamo creato dei contenuti proprio specifici per i bambini stessi, perché abbiamo fatto la nostra rassegna di enigmistica per i più piccoli, e poi queste invece archeopillole di temi vari, come appunto l'archeologia, la storia, curiosità. Quindi nel nostro creare questi contenuti si è fatto rete, perché non ci siamo limitati all'utilizzo dei social, delle piattaforme, canali YouTube, ma c'è stato un sodalizio di intenti anche con la rete, l'emittente locale, con TV9, che ha deciso quindi di unirsi in questa comunicazione, quindi abbiamo un piccolo spazio che si chiama il Museo a domicilio anche su TV9, per cui i contenuti hanno cercato veramente di viaggiare su più, diciamo, frequenze possibile. Quindi c'è E stata una risposta di pubblico. una bella risposta, assolutamente. La nostra community è cresciuta, è raddoppiata, quindi di questo siamo molto felici. Quindi la community si è fidelizzata, è aumentata, e con il video emozionale dove diciamo che il mamma è soprattutto tuo, abbiamo cercato anche di invogliare a chiederci quello che vorrebbero trovare all'interno sia della realtà reale, perdonatemi la doppia parola, ma è rafforzativa, sia in quella virtuale che al momento accompagna e seguirà sempre poi quella invece pratica e reale. La riapertura ormai dovrebbe essere abbastanza imminente. Decisamente stiamo lavorando con tutta la città, questo è importante. La città vuole dare un chiaro messaggio, quindi la riapertura, che è stata un pochino decodificata nel 18 maggio, che è un lunedì tra l'altro, per cui per noi sarebbe comunque giorno di chiusura, quindi un imminente 19, siamo pronti. Aspettiamo che ci arrivino i dispositivi di accompagnamento, quindi mascherine, guanti, igienizzante e quant'altro che dovranno essere a disposizione sia del personale che del pubblico. Però ecco, stiamo costruendo, siamo pronti, posso dire che siamo pronti, aspettiamo soltanto le linee guida ufficiali che quindi rendano l'apertura
tale e tranquillizzino il pubblico su quello che poi sarà il modus di frequentare questi luoghi. Anche perché l'idea è quella di contribuire un po' anche al benessere psicofisico, cioè il ruolo culturale e sociale che un'istituzione culturale importante come il Museo Archeologico di Grosseto ha rispetto a Grosseto città e rispetto al territorio, ha anche questa responsabilità, una piacevole responsabilità alla quale mi sembra insomma siate ben preparati. Sì, è un veicolo di rilancio, è un veicolo sociale, è un mezzo per riconquistare uno spazio e anche un avvicinamento, seppur con delle limitazioni. Stiamo lavorando veramente per ricreare le basi di un qualcosa che ci è venuto a mancare e che è importante ricostruire, assolutamente. Il futuro è ora e noi siamo pronti. Mi sembra un bellissimo messaggio di ottimismo. Sì. Chiara, ti ringrazio infinitamente per il tempo. Lasceremo spazio nelle prossime interviste agli altri direttori delle altre strutture che sono state nominate, strutture museali, istituzioni culturali della città, e mi auguro che ci si possa rivedere presto. Anche io, Alessandro, tantissimo. Grazie ancora per questo invito.